C'era una volta un bellissimo circo. Ci lavoravano molti artisti. C'erano i domatori di leoni, i trapezisti, i clown, i fakiri, il mago, i giocolieri ed i trampolieri. C'era anche un giovane ragazzo, Esteban, che faceva l'incantatore di serpenti. Amava molto il suo lavoro, anche perché gli permetteva di viaggiare e vedere sempre posti nuovi. Esteban era molto bravo, ma purtroppo non era molto apprezzato dai suoi colleghi. Non veniva considerato coraggioso come il domatore di leoni, oppure elegante come il trampoliere e spericolato come i trapezisti. Questo lo rendeva molto triste. Un giorno arrivarono in città dove avevano in programma di restare più di un mese. Nonostante ci fosse un bellissimo sole, il posto sembrava disabitato. I circensi, che avevano in programma molti spettacoli in quella città, si guardarono intorno perplessi. Il proprietario del circo andò in comune a cercare il sindaco. Niente, tutto chiuso. Ad un certo punto si sentì chiamare, si voltò e vide una vecchietta affacciata da una finestra. «Andate via subito! C'è una terribile anaconda! Scappate, è molto pericoloso stare qui!» L'uomo impaurito tornò di corsa dagli altri. «Scappiamo, scappiamo, c'è un serpente gigante qui!» Salirono tutti in fretta sui camion. Stavano per partire quando si accorsero che Esteban era sparito. Il giovane aveva sentito quello che aveva detto la vecchietta. Aveva preso il flauto ed era corso a cercare il serpente. Ad un certo punto si sentì la musica dello strumento. Si voltarono e videro passare Esteban. L'enorme anaconda lo seguiva, incantata dal suo suono. Il ragazzo camminò per ore e riuscì a portare molto lontano il serpente. Tornò in città a notte fonda. Gli abitanti di Circensi lo stavano aspettando per festeggiare. I suoi colleghi rimasero molto colpiti dal gesto coraggioso di Esteban e gli chiesero scusa per non averlo mai apprezzato come meritava. Quindi bambini, ricordate sempre che ogni lavoro, anche quello che può sembrare più umile, è importante. Buonanotte!